Siamo giunti alla quinta edizione di questi incontri musicali che si tengono in Sardegna oramai da 5 anni. In questa edizione siamo ospiti del comune di Sant'Antioco e intanto i dovuti ringraziamenti all'amministrazione comunale, ai signori tutti che ci hanno aiutato alla realizzazione di questa manifestazione. Veramente ci siamo trovati a casa, abbiamo trovato delle persone veramente competenti, delle persone a cui piace la musica e questo ha agevolato il nostro lavoro. E si alterneranno dei docenti di fama internazionale dal 22 agosto al 31 agosto. In questa quinta edizione si sono attivati corsi di flauto tenuti appunto dal sottoscritto maestro Amenduni e di clarinetto del maestro Alessandro Travaglini, di sassofono del maestro Marco Gerboni e di violino del maestro Alessandro Perpic. In questi giorni si stanno alternando in svariegate lezioni, intense lezioni, incontri e nonché anche, senza discutere, il mare di Sant'Antioco. I ragazzi sono felicissimi, appunto i ragazzi giunti sono circa 60 ragazzi, giunti da tutte parti d'Italia, da tutte le regioni d'Italia, che hanno potuto ammirare la disponibilità, la gentilezza del popolo di Sant'Antioco e anche degli organizzatori. Dicevo, la quinta edizione, siamo giunti alla quinta edizione dopo 4 anni, 4 edizioni svolte sempre in crescendo. Dalla prima edizione con la presenza di 30 ragazzi, poi 50, 70, fino ad arrivare quest'anno, insomma siamo una sessantina di persone di presenze. E questo oltre che allietare insomma la presenza di queste persone che vengono da fuori, credo che l'amministrazione comunale di Sant'Antioco e i cooperatori tutti siano ben felici insomma di ospitare queste persone. All'interno di questi giorni, di questa intensa settimana, si succederanno dei concerti e dei saggi. Appunto il 27 è previsto il concerto dei docenti, tutti e 4 i docenti si esibiranno nella sala consiliare di Sant'Antioco e poi il 27 con il concerto finale di sax e clarinetto e il 29 e il 30 il concerto finale degli allievi di flauto e di violino. Speriamo che il futuro ci possa dare ragione, anche noi come attività associativa abbiamo veramente investito tanto in questi corsi e speriamo che tutto ci possa dare ragione e non solo dal punto di vista comunale dove abbiamo avuto veramente già le primissime gratificazioni, anche dal punto di vista provinciale e soprattutto dal punto di vista regionale. Accorrete tutti per applaudire tutti i ragazzi che esibiranno queste serate.